Bentornati sul mio canale. Questo papà è un papà molto impegnato, infatti ha 10 figli. Pensate, 10 colazioni da preparare ogni mattina e poi tutti in bagno a vestirsi per andare a scuola e la sera si ricomincia. Ma come fa questo papà? Non avrà mica un segreto? Sì, è quello di costruire una barca a vela per andare via 10 mesi e riposarsi ben bene. Ma siamo sicuri che sia proprio quello di cui ha bisogno? Il papà e i suoi 10 bambini. Questa è la storia di un papà che aveva 10 bambini. Ogni mattina preparava 10 colazioni. Infilava 10 mutandine e 10 camicette, 20 calzini, 10 pantaloni, 20 scarpine. Poi tutti salivano in macchina. Andavano a scuola e il papà andava a lavorare. Al ritorno recuperava i suoi 10 marmocchi e faceva il bagno a tutti. Per la cena preparava 10 uova al tegamino, 3 kg di pasta, 20 salsicce, 50 ravanelli, 100 lamponi alla panna. Poi, dopo aver lavato 20 file di denti, raccontava una storia e dava 10 bacini. Di notte, in gran segreto, si costruiva una barca a vela. I 10 bambini erano entusiasti quando la barca fu finita. Ma il papà voleva partire tutto solo per almeno 10 mesi. Così affidò i suoi 10 bambini alla nonna. Il primo giorno si riposò. Pescò. E, arrivata la sera, andò a dormire. 10 giorni dopo si risvegliò e preparò 10 colazioni, 10 tazzine, 10 cucchiaini, 10... Allora tornò indietro. Bambini, la colazione è pronta! I 10 bambini salirono a bordo e partirono tutti insieme per un lungo viaggio di almeno 10 mesi. Fine. Bene bambini, se vi è piaciuta questa storia non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete questa storia con i vostri amici. Un bacio, alla prossima, cari Olina.